Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Iniziamo dal comproro con Valentino Onori. Grazie, professore. Grazie, Antonio. Ci risentiamo. Non è oro questo. No. No. Bollette, caro vita, inflazione. Arrivare a fine mese per gli italiani è sempre più difficile e chi non ce la fa più si disfa dei gioielli di famiglia. Ormai stanno vendendo veramente tutto, cioè tutto, stanno raschiando il fondo di quello che hanno dentro casa pur di ottenere liquidità. Ci sono anche piccole grammature. Oggi per esempio hanno venduto 6 cucchiaini d'argento, se sono veramente pochi soldi, saranno 40 euro, ma sono sufficienti per fare la spesa per un paio di giorni. E i numeri ci dicono che sempre più persone si rivolgono ai mercatini dell'usato. Svuotando i mobili c'hai un sacco di oggetti, magari regali di nozze, dei 25 anni, tutta sta roba che magari la gente prima accumulava, adesso si rende conto che soldi, sono soldi bloccati e quei soldi possono servire veramente a fronteggiare le necessità anche della vita quotidiana. File sempre più piene nelle bancarelle per gli abiti della domenica, a caccia del risparmio. Proprio per quello veniamo. Ogni cosa aumenta, è tutto aumentato. Il risparmio si spalma su tutto, cominciando dall'evitare lo spreco. Diamo il benvenuto a